C'è una data ufficiale per l'apertura dell'aeroporto di Comiso. In realtà sono due in questa fase. Tutto dipenderà dalla pubblicazione del ciclo AIRAC. Se ENAC lo pubblicherà per la fine del mese, il primo volo sarà possibile già il 30 maggio, altrimenti slitta tutto al 27 giugno. A questo punto non c'è più nulla che si frappone all'apertura del Vincenzo Magliocco, salvo la chiusura dei contratti con le compagnie aeree. Una cosa infatti è aprire lo scalo, un'altra è vederlo operativo e con gli aerei in pista. Adesso tocca al territorio fare la sua parte. Di questo si è discusso stamattina al Centro Servizi Culturali di Comiso con operatori turistici, sindaci del comprensorio, presidenti di SAC e SOACO. 30 maggio, 27 giugno, molto probabile il 30 maggio perché i prossimi giorni, dopo domani, dovrebbe partire la pubblicazione del ciclo AIRAC che si completerà appunto il 30 maggio e da allora tutto il mondo saprà che è possibile atterrare su Comiso. Ecco, per quanto riguarda le compagnie aeree, ci sono state tante interlocuzioni, una compagnia è stata anche rivelata, diciamo così, Air One, ce ne sono anche altre? Ci sono altre che comunque fin quando non sarà chiusa la trattativa non è giusto rilevare. Air One si è rivelata perché sono venuti qua e quindi in pompa magna hanno visitato l'aeroporto, eccetera, e poi è quella che la compagnia, essendo la compagnia di bandiera, diciamo, è quella che fa più clamore, però anche le altre sono interessate. Il problema è che tutte le compagnie hanno chiuso la programmazione estiva 2013 già a settembre del 2012. Noi abbiamo avuto la certezza dell'operatività dell'aeroporto solo a metà novembre e quindi abbiamo avuto questa difficoltà. In una prima fase abbiamo dei contatti con le compagnie che comunque, ripeto, devono essere incentivate. Capiremo oggi dal territorio con quali compagnie e chiudere subito in base alle proposte, alla disponibilità del territorio e con quale temporeggiare magari in attesa dell'inverno 2013.